Passaggio di consegne alla centrale operativa della sede regionale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, dopo l'impegno di ben sette anni da parte di Claudio De Angelis, assume il ruolo di nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco Renato Cardia. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari dal 2012, con una lunga esperienza lavorativa alle spalle. Cardia è stato anche insignito di importanti onorificenze, da ultimo quella di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita il 2 giugno 2017 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io vengo dall'ufficio centrale ispettivo prima, dalla direzione centrale delle risorse umane, l'ufficio di pianificazione, cioè l'ufficio che, che eh, organizza tutto quello che è il movimento del personale per tutta Italia. Eh, però prima di queste esperienze io vengo dalla periferia e vengo da una regione che eh, dal punto di vista... Uh, territoriale ma anche culturale è molto simile alla Calabria Beh, eh, perché sia uh, uh, l'aspetto uh, uh, idrogeologico della Sardegna è molto simile a quello della Calabria e purtroppo anche eh, gli interventi sugli incendi boschivi sono molto simili. Quindi eh, non è un riversare la mia esperienza su, è un tornare eh, a, a quello che è stato il mio precedente eh, impegno di, di lavoro e un concretizzare con i colleghi di questa regione eh, il mio servizio alla popolazione. Regione che premetto... Non conoscevo quando mi è stata assegnata, allora uh, ho, ho, ho smanetato su internet eh, e ho potuto apprezzare già prima di arrivare, apprezzare per la sua storia, per le sue bellezze naturali e architettoniche e poi per l'umanità che ho trovato qui.